queste immagini esclusivamente per Televiola. Ebbene, adesso ogni, come abbiamo detto, ogni promessa che Benito Viola fa è realtà. Dunque, qui ci siamo, abbiamo parlato sempre, quando abbiamo pubblicizzato tantissime volte delle spettatori di Televiola, ho l'onore di presentarvi qui al mio fianco ciò che vi ho parlato. I ragazzi, cominciamo di Mary per sempre. Allora, questi sono amici di Benito Viola. Allora, ti vuoi presentare per gli schermi Televiola, ti chiami? Io sono Carlo Berretta, nel ruolo del fratello di Natale nel film di Mary per sempre, Ragazzi fuori. Sono contento di essere qua a parlare con voi. Non so, mi rivolgo una domanda. Antonio, dunque, gentilissimi telespettatori Televiola, come abbiamo detto, abbiamo tante volte parlato di questi ragazzi che sono intimi amici di Benito Viola. Siamo venuti a trovarli qui, certo è stata una sorpresa, non abbiamo potuto trovare tutti. Incominciamo a parlare da un altro personaggio, un personaggio che avete visto, Mary per sempre, Ragazzi fuori. Allora, ci vuoi parlare del tuo successo? Hai avuto tanta soddisfazione di fare questi due film? Ma il successo, diciamo che pian piano sta arrivando, se Dio vuole. Sono contento di aver partecipato a questi film, così mi hanno conosciuto parecchie persone, come avrei il piacere di venire alla Piana di Taurianova per farmi conoscere direttamente. Niente, abbiamo fatto ora un altro film che fra pochi giorni vedrete sugli schermi, Vite perdute, che c'è anche lui. Niente, in questo film diciamo che faccio una brutta fine, muoio, perché ho fatto un sequestro di persona a una figlia di un giudice e muoio. E se te volevo dire, il regista di questo film si chiama? Giorgio Castellani. Ah, Giorgio Castellani. E quindi praticamente, come vedete, il successo va sempre avanti, perché lo meritate veramente, perché questi due film sono stati due film grandiosi. Cosa volevo dire? È giusto che ti presenti per i telespettatori di Televiola. Come ti chiami? Ecco, io mi chiamo Carlo Berretta. Ecco. Nel film mi conoscono tutti come Salvo, ma in realtà mi chiamo Carlo Berretta. Hai fatto il primo film, era Mary per sempre. Mary per sempre, sì, sì. Ho fatto anche il secondo, Muro di gomma, ho partecipato a una particina così. E ora è l'ultimo film che ci siamo tutti e due, questo Vite perdute, che, ripeto a dire, uscirà fra 10-15 giorni. Benissimo, allora dopo abbiamo parlato, passiamo a un altro personaggio praticamente di questi film meravigliosi che prende parte adesso al film nuovo. Ti chiami? Io mi chiamo Filippo Genzardi, ho 20 anni, grazie per il fatto meraviglioso. Dunque, io nel film Mary per sempre interpretavo la parte di Matteo, era l'amico più fidato di Natale, ecco. Ragazzi fuori lo stesso, mentre in questo qua Vite perdute ho lo stesso ruolo suo, che purtroppo muoio. E niente. In questo film la parte che, diciamo, che muore nelle... Sì, in Vite perdute, sì. Purtroppo muore in altre circostanze diverse, in una rapina muoio. Mi uccide un compagno mio. Quindi tutti coloro che avete partecipato, Ragazzi fuori e Mary per sempre, ci siete tutti in questo film? Dunque, in questo film Vite perdute manca soltanto Natale. Purtroppo per una mala sfortuna è finito in carcere. Siamo Genzardi, Berretta, Prollo, Scimmietta, Di Base e Celeste in quel film. Quindi avevamo tanto piacere di avere qua, si chiama soprannome così, Scimmietta? Sì, sì, un soprannome. Sì, lui si chiama Salvatore Termini. È conosciuto come Scimmietta. È conosciuto come Scimmietta. Ma ti ha fatto una fama con questo nome. In questo momento praticamente si trova a Catania, perché abbiamo fatto, come abbiamo detto, una sorpresa e purtroppo non c'è. E quindi cosa devo dire? Io ho tanto piacere che presto sarete, che facciamo una diretta a questi ragazzi che sono amici di Benito Viola, perché ci conosciamo da tanto tempo, anche non ho avuto un pochettino di tempo di venire a trovarle prima. E soprattutto l'amicizia che è venuta attraverso questi amici è venuto con un altro amico che è presente, fra poco facciamo qualche immagine, grazie a lui, il signor Riolo, da Palermo. Oggi siamo venuti proprio apposta per portare queste immagini sulle schermi di Televiola.
Ecco, vogliamo parlare nel futuro, cosa c'è, qualcosa in programmazione? Ma in programmazione c'è se questo film che uscirà Vite perdute farà successo come ha fatto Meri per sempre ragazzi fuori, ci sarà il secondo pronto, il continuo. Sì. Adesso passeremo di nuovamente a fare qualche altra domanda. Intanto passiamo qui sulla mia destra. Ecco, un ragazzo che tutti penso che vi ricorderete sui teleschermi di Televiola. Abbiamo mandato il film con un grande attore. Dunque, ti chiami tu? Ricavo se Antonio. Quale film hai fatto? Film con Bud Spencer, Big Man. Ah, Big Game, esatto, un film che l'abbiamo mandato sui schermi di Televiola. Poi ti sei fermato qui? Sì, poi ho fatto un altro film, Sole e Buio. Ah, Sole e Buio, ecco l'altro film che abbiamo mandato spesso e volentieri, mandiamo sui schermi Televiola i film fatti in Sicilia perché sono veramente meravigliosi, dove ha partecipato questo bravissimo, possiamo chiamarti un futuro di domani, attore, Grazie. Mini attore. Mini attore, ecco. C'hai qualcosa in programmazione, qualche... Che cosa? Non ho capito. Cioè, ti voglio dire, in futuro farai altre cose, hai qualche cosa... Spero di fare qualche altra cosa. Lo merita veramente, perché nel film che abbiamo visto con Bud Spencer, che era veramente un film di avventura sulle macchine, che tu... E gentilissimi telespettatori, facciamo vedere anche poi qualche spezzone di questo film, così... Potete conoscere questo ragazzo che è stato bravissimo e lo stesso faremo anche Mere per sempre, ragazzi fuori. Oggi Benito Viola si sente tanto felice e contento di aver intervistato questo attore praticamente perché abbiano dimostrato un strepitoso successo. Poi il film che adesso uscirà fra pochi giorni. Ecco, io volevo chiederti sulla nostra amicizia, ecco, anche perché la Televiola è come, diciamo, una televisione della piana, una televisione più familiare. Diciamo, volevo che in questa intervista avrebbero partecipato anche gli altri, ma purtroppo... Purtroppo ognuno ha i suoi impegni. Comunque non mancherà tempo, ci sarà un'occasione migliore che ritroveremo tutti, ecco. Ecco, in modo che non ci siano tutti, anche, come si chiama, Zicchinetta, l'altro, il biondo, Scimetta, 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 ecco Scimetta. Comunque basta che noi abbiamo trovato tre di questi. Siamo qui per il momento noi due. Comunque penso che avremmo piacere di venire direttamente sulla tua emittente. Sulla nostra emittente, noi vi aspettiamo veramente con ansia. Non vediamo, diciamo, l'ora di vedere quest'altro film, Vita per due, mi pare che il Vita perduta. Vita perduta, ecco, chiedo scusa. Così possiamo mandare in onda su questo quando naturalmente ancora sono film di prima visione. Più avanti poi col tempo manderemo anche questi film. Bene, io cosa devo dire? Spero che, siccome praticamente abbiamo parlato di programmare anche un film sulla piana. E io chiederei a questi amici di Benito Viola, che sono affettuosi, ci hanno ospitato veramente oggi con una maniera favolosa, volevo praticamente che voi altri potete anche, perché dobbiamo parlare anche per quanto riguarda Angelo Murano, che vedrà questo filmato, che si è parlato di questo film che io gli ho spiegato, un film che dobbiamo fare sulla piana di Taurianova. E quindi sarebbe veramente un onore e un piacere di partecipare questi ragazzi che veramente hanno avuto un successo. Sareste contento praticamente di venire là, di girare questo film che non sappiamo Ma titolo noi ancora? in particolare siamo sempre contenti, anche quando andiamo in qualche paese più piccolo. Per noi è sempre una felicità andare a fare dei film, eccetera, eccetera. Quindi saremo anche contenti noi praticamente perché abbiamo già parlato di questo film che poi si tratta di un film non sulle cose che purtroppo in tutto il mondo possono succedere, però praticamente in questo film si parla di un film, diciamo, dell'onore di una volta praticamente quando c'erano la vita, diciamo, che c'era la gelosia, la cosa. E quindi...
ci piace fare questo film e che voi siete presenti. Facciamo qualche... voi, tu saresti contento di fare? Ma io sarei felice. Uno per gli amici, diciamo, calabresi, per venire qua a Piana Taurianova, per farci conoscere direttamente e poi per fare un film siamo contenti. Uno vale l'altro, non ha, diciamo, importanza. L'importante è tirare avanti, fare sempre dei film se Dio ci aiuta e non fermarci. Sarebbe un peccato dopo quello che abbiamo fatto. Dunque io volevo dire, noi abbiamo visto Mary per sempre e abbiamo visto Ragazze fuori. Abbiamo visto questo film con la grinta di queste giovani attori che meritano veramente il successo, perché tante volte praticamente, questo lo tengo a dire, c'è chi non sa, diciamo, lavorare nei film e magari sono colpe di fortuna che hanno, ma veramente queste meritano veramente, perché abbiamo visto quello che hanno fatto nel film Mary per sempre e Ragazze fuori. Ora volevo dire questo anche perché, come abbiamo detto, signore Angelo Morano, che è un grande amico di Benito Viola, c'è anche il suo cugino, il regista Domiani, che io praticamente saluto, un saluto volentieri che faccio, che spero che presto verranno personalmente a Taurianova, ospite di Televiola, e sarà invitato anche il signore Angelo Morano per poter anche essere intervistati anche di questo grande amico che è nel cuore di Benito Viola. Cosa volevo dire? Ecco, tu, con te abbiamo già detto, ti piacerebbe ancora con Bud Spencer fare altri film? Sì, mi piacerebbe molto. E vuoi spiegare un po' la trama del film che, diciamo, che era quello un film? Quello che hai fatto, ecco, il tuo ruolo che hai fatto. Ecco. Allora è stato che vendevo la droga. Bud Spencer voleva sapere dove aveva nascosta la droga. No, io lo volevo dire e poi gliel'ho detto. L'è venuto a scoprire lui. Comunque hai fatto una cosa veramente meravigliosa. Cosa volevo dire? Chiederei ancora agli amici di Mary per sempre, questi ragazzi che sono affettuosi, che ci hanno ospitati in una maniera meravigliosa, volevo chiedere per i telespettatori di Televiola, spiegare la trama del film nuovo, si può? Vite perdute? Sì, come no. Beh, la trama è, innanzitutto non c'è mafia in questo film, è come gli altri due che abbiamo fatto. Insomma, è una storia di ognuno dei ragazzi, che qualcuno purtroppo muore, qualcuno l'arrestano. Niente, è praticamente lo stesso filone di Mary per sempre, Ragazzi fuori. Cioè, più o meno il film non è stato copiato, però purtroppo le giornate che ci sono per adesso, il film viene tutto basato su quello che succede. E appunto facciamo un film non proprio di denuncia, ma su quello che succede. Purtroppo non ne possiamo fare almeno. E volevo dire, l'altro film che hai preso parte, Muro di gomma, qual era? No, io no, lui ha lavorato. Ecco, allora passiamo, ecco, altro giovane che... Puoi spiegare praticamente, hai preso una particina, hai fatto... No, una piccola particina. Sì. Mi ha chiamato Marco Risi, sono stato l'unico ragazzo a andarci. Niente, ero un ragazzo in questo film che era sposato con un bambino. E niente, questo aereo che voi sapete che a Ustica 10 anni fa è caduto, c'era mio padre. E niente, io andavo a risarcire dei soldi, dell'assicurazione, non ci mettevamo d'accordo. Niente, una piccola particina, niente di particolare. Sono stato felice di andarci. Ecco, volevo dire, gentilissimi telespettatori, noi abbiamo visto, come ripeto ancora una volta, Mary per sempre e Ragazze fuori. Cioè, vedere questi giovani attori, che sicuramente avranno un futuro perché hanno dimostrato il suo valore e il suo successo. Volevo dire, non è, perché lì praticamente è il film che il regista, diciamo, deve fare la parte in quel modo. Ma devo dire che sono dei ragazzi gentilissimi, alla portata di mano, affettuosi, in una maniera meravigliosa. Io voglio, in questo istante praticamente c'è un carissimo amico, il signor Iolo, potrei avere l'onore e il piacere di essere qui al nostro fianco, perché io l'amicizia che ho fatto con i ragazzi Mary per sempre, devo ringraziare
al carissimo amico di Benito Viola che ci conosciamo da tantissimi anni. È stato un dovere questo. Ecco, io, anche perché diciamo vogliamo presentare il signor Riolo, che lei praticamente ha l'illuminazione, praticamente la ditta illuminaria favolosa, e vuoi parlare anche della illuminazione, delle cose? Niente, si fanno sempre dei disegni nuovi, certo, perché se deve andare avanti così, se no si muore. Certo. Io che faccio l'agente teatrale, impresario teatrale, ho l'onore e il piacere quest'anno di sulla piana di Taurianova, sempre se ha la disponibilità, signor Riolo, grande amico di Benito Viola, di portare la sua illuminazione, perché è un'illuminazione meravigliosa. E quindi io oggi devo ringraziare a lui che ci ha ospitati in una maniera meravigliosa. Abbiamo passato qui a Palermo una giornata veramente indimenticabile. E cosa ti devo dire? Io spero che ci vediamo, che sarete tutti ospiti a Taurianova. Senz'altro, verremo di sicuro. Ecco. Cosa devo dire? Voi, come vuoi salutare i telespettatori di Televiola, perché sicuramente ti vedranno tutti. Sulla... Saluto tutti affettuosamente. Benissimo. Speriamo più presto di vederci. Poche parole dette bene. Allora, prima di chiudere questa intervista, praticamente ed è giusto fare vedere all'amico che mi segue nei spettacoli, avere questo onore di essere insieme a questi attori di Mere per Sempre. E ragazzi fuori, Peppino Carrefa, ti vuoi avvicinare un attimino? Ciao. Ecco. Mettiti di qua, ecco qua, così vediamo il cameraman di inquadrare. Sei contento? Abbiamo parlato sempre di questi amici affettuosi. Sono contentissimo. Abbiamo camminato tanto per venire a trovarle. Io sono proprio contento, per dire la verità. Questo mi fa tanto piacere, Peppino Carrefa, che questo è un amico che ci segue sempre dei spettacoli. E fra poco devo un'immagine sola anche al cameraman sostituire, alla telecamera vado io. E una giornata bellissima. Sì, una bellissima giornata. Come ripeto, mi dispiace che non abbiamo trovato tutti il gruppo dell'attore, praticamente, di Mere per Sempre. Non abbiamo trovato in nessuna maniera. Una sorpresa. Le cose sono veramente a sorpresa. Sì, una sorpresa. Come infatti a signor Riolo ho detto, un giorno di questi veniamo. E infatti ci ha dato una grande soddisfazione. Allora prima poi chiuderò io con le saluti, diciamo, ciacche. Allora, ti trovi anche a Palermo tu. Cosa ne pensi di questi ragazzi? Sono contentissimo di essere qua, che contavo che siamo, che vedo tutti i suoi film, Mere per Sempre, Il ragazzo vuole. Andato il primo giorno che me l'ha detto il signor Viola, ha detto andiamo a Palermo a vedere ragazzi fuori, puoi venire, e infatti lo ringrazio, che sono venuto anche per la prima volta che vedo i ragazzi fuori in presenza, senza in televisione. Vuoi chiedere qualcosa a loro? No, niente, non lo so. Sei un po' emozionato. Cosa vuoi dire a quel bambino là? Niente, non lo so. Sono piaciuti i film? Sì, i film suoi mi piacciono tutti. Come il suo, come lavoro, tutto, come ragazzi fuori e per esempio, e basta. Ma adesso c'è un film nuovo che fra 15 giorni già è fuori. È fuori, ce lo vediamo, andiamo a vedere. Va bene, io passo il microfono all'amico, grazie al signor Viola. Sì. Io sono contentissimo per lavorare con questi ragazzi con Benito Viola. E saluto ai tali spettatori di tale Viola di vero cuore, a quelli che seguono, quegli amici che sono che vanno bene a tale Viola, quelle persone che non vanno bene a tale Viola, io non le saluto. Passo il microfono a questi ragazzi che siamo venuti a trovarle, che abbiamo fatto una lunga strada di cammino. Devo salutare? Allora, dopo abbiamo fatto vedere Antonio, Peppino Carrefa, quindi praticamente adesso chiudiamo con queste immagini. E cosa devo dire? Devo cominciare
del mio carissimo amico, che siamo diventati amici grazie al signor Iolo e grazie soprattutto dell'ospitalità che ci avete dato. E spero al più presto che possiamo essere da un film proprio nella piana di Reggio Calabria. Allora io adesso ti voglio chiedere, anche perché praticamente a nome di tutti coloro che mancano, diciamo, perché ci sono altri attori che mancano, mi sfugge sempre, Zicchinetta mi pare che Scimetta. A nome di tutti praticamente, che poi un giorno di questi veniamo a trovarvi e poi sarete ospite da noi. Vuoi salutare i gentilissimi telespettatori di Televiola che ti seguono, sia te che tutti i ragazzi che avete girato i film in una maniera meravigliosa? Dunque, voglio salutare i telespettatori di Televiola e voglio promettere che noi saremo al vostro paese e speriamo che si farà questo film. Noi saremo contenti. È un impegno che mi prenderò io a portarlo avanti. Allora passiamo al piccolo minatore che avete visto. Ah, ecco, Suricello, com'era nel film? Suricello. Quindi praticamente noi facciamo così, mandiamo delle spezzoni sia Mere per sempre e sia Ragazze fuori, e anche il film che era del titolo Big Man. Ecco, così potete conoscere meglio quello che diciamo, praticamente la verità. Adesso come vuoi salutare i telespettatori di Televiola? Sì, voglio salutare i telespettatori di Televiola. Con la promessa che verrai diretta nella televisione di Televiola. Televisione di Televiola, come si chiama? Adesso passiamo all'altro amico, come vuoi salutare, perché ti seguiranno? Un saluto caloroso e affettuoso ai tutti i telespettatori di Televiola, con l'augurio, se tu vuoi, di andare direttamente sulla tua emittente, per farci conoscere direttamente da tutti gli amici calabresi che stimo veramente tutto di cuore. Grazie, è una promessa che Benito Viola ha dato, che ci sentiamo per telefono, il numero vostro telefonico l'abbiamo, il signor Iolo, grande amico di Benito Viola, si può, devo avvicinare, ecco. Allora ci sentiamo per telefono e allora prenderemo un appuntamento, facciamo una diretta, una diretta praticamente di Televiola. E ne parleremo in diretta anche del film che gireremo nella piana. Invece per quanto riguarda l'amico che è presente, che mi ha onorato veramente oggi, me ne vado un po' anche un po' commosso, perché mi ha fatto girare qui su Palermo, mi ha fatto conoscere tante cose bellissime delle piazze. L'ultimamente siamo andati a vedere... Catacombe. Esatto, quindi sono state veramente meravigliose. Mi dispiace che con la telecamera non l'abbiamo potuto riprendere, perché non si può. Allora, ripeto ancora una volta, ha una illuminazione meravigliosa. Quest'anno senz'altro la vedrete nella piana della provincia di Reggio Calabria. Allora, vuoi salutare anche i comitati feste, ecco, i comitati feste di là. Ma comitati feste e anche quelli che non sono nel comitato feste. Un abbraccio per tutti, sì, e a più presto ci vediamo. Benissimo, allora Benito Viola, con queste immagini chiudi questa meravigliosa intervista, veramente che ci portiamo queste immagini a Taurianova. E cosa devo dire? Do un saluto in queste immagini a tutti i ragazzi di Mere per sempre che hanno fatto Ragazze fuori. E cosa devo dire? Mancano dell'attore, che purtroppo è stata una sorpresa venire così, non l'abbiamo trovato, quindi nella prossima volta troverete anche quello, l'altro attore, Scimietta, e speriamo fino allora che ci sia l'attore, quello che fa il duro, come si chiama? Natale. Ecco, Natale, sono amici veramente grandiosi. Benito Viola vi saluta, volete fare con la mano i telespettatori di Televiola? Ciao ciao, a risentirci, la promessa che vi ho pubblicato. Sì. Le spettatori di Televiola.
Potete vedere delle immagini di questo ragazzo che ha lavorato con un grande attore internazionale, Bud Spencer. Come vedete, avete visto un ragazzo veramente vivace, un ragazzo veramente che ha rimostrato con l'immagine la sua cosa ed è molto stimato qui a Palermo, un ragazzo che vogliono bene tutti. E non hai paura di andare sulla moto? No, ti piace. Ti piace? Molto bello. Quindi praticamente per te è la passione la moto, vero? Vuoi dire ancora una volta, perché dopo viene fatto il montaggio su Televiola, di Bud Spencer, di come ti sei trovato? Ti sei trovato bene? Sì, mi sono trovato troppo bene, è stato bello. È stata un'esperienza. Che emozione hai trovato quando ti hai visto sui teleschermi del cinema? È stato molto bello, tutti mi invidiavano, gli amici miei. Ne vorreste fare ancora un altro film? Sì. E allora questo ragazzo che fra poco che facciamo andare con le immagini del film che hanno fatto, come si chiama il titolo del film? Bigeman. Come? Bigeman. Ah, Bigeman, esatto, con Bud Spencer. Quindi praticamente vedrete questo è il ragazzo, praticamente l'attore che senza di lui praticamente non si poteva fare niente, ha fatto un film veramente strepitoso con tanto successo e fra poco vi facciamo vedere alcune spezzoni del film di questo bravissimo mino attore che oggi ci troviamo qui a Palermo e ci sentiamo veramente onorati, è diventato anche grande amico di Benito Viola, di Televiola. Senti, qualche volta veniamo, ti ospitiamo sulle nostre schermi di Televiola, vuoi venire? Sì, mi piacerebbe tanto. Ecco, così ti possono conoscere bene tutto il pubblico meraviglioso di Televiola. Sì. Benissimo, a questo punto cosa devo dire? Noi ci troviamo a Palermo, ospitati, ci hanno ospitati anche a pranzo, a pranzo queste ragazze, abbiamo fatto un pranzo meraviglioso insieme. Non è come le trovate nel film, sono gentili, bravissime. Cosa devo dire? Niente, finiamo così. Vuoi salutare con la manina a tutto i telespettatrici? Sì. Invece quelle che abbiamo visto prima Palazzo Reale. Palazzo Reale. Peccato che non abbiamo potuto che vi potrà fornire la più bella illuminazione mai vista nella zona, modernata, movimentata. Tutti i comitati che vi possono dare qualsiasi tipo di illuminazione, una grande ditta. Ecco, vediamo ancora come vedete lavorano e questa illuminazione, anche questa ditta lavora anche nei posti importanti tipo in Sardegna. Ora per la piana di Taurianova pregherei come date feste quest'anno, fatevi sentire se volete un'illuminazione veramente bellissima che vi potrà fornire la ditta Riolo da Palermo. Il signor Riolo ha l'illuminazione tutta movimentata, è veramente grandiosa. Poi vi possiamo dare anche il numero telefonico per farvi sentire anche direttamente. Tra poco sentiamo la voce della ditta, del proprietario signor Riolo, che fornisce le piazze più grandi delle feste meravigliose. Quindi il Benito Viola è lieto, contento di portare questa illuminazione per la piana della provincia di Reggio Calabria e di tutto Reggio Calabria. Come vedete qui è sempre modernata, lavorano continuamente per fare nuovi disegni. Comitato Feste, vi potete rivolgere a Televiola per questa grandiosa illuminazione per la riuscita di una festa bellissima che il noto manager Benito Viola ha l'onore di presentare per Reggio Calabria. Tra poco sentiremo la voce della ditta, il signore Riolo da Palermo, conosciuto in tutte le parti, anche in Sardegna. È una grande ditta. Queste riprese vanno fatte, diciamo, per quanto riguarda comitati feste, perché praticamente queste riprese vanno fatte più per i comitati feste. Ecco. Sono lieto e felice di presentare
la ditta illuminaria da Palermo, signor Iolo, che fornisce l'illuminazione di parte delle poste più importanti come Sardegna, in tutte le parti. Quindi ho l'onore e il piacere di presentarvi e di parlare un attimino del suo lavoro, dei suoi disegni, che vedo che qui ci sono operai che lavorano continuatamente. Eh sì, purtroppo quando finisce l'estate subito ci dedichiamo a fare dei disegni nuovi, non modifichiamo mai niente, sempre nuovi, perché la gente vuole sempre cose nuove, quindi dei disegni nuovi, e poi le facciamo sempre tutto rotativo, non mai fermo, poi a richiesta, se mi dicono le vogliamo fermi, facciamo fermi, però come impianto viene già tutto predisposto per farlo rotativo. Questo che stiamo facendo adesso è tipo una pioggia, sì, però è componibile, perché se ci mettono anche altri pezzi e diventa un arco grandissimo, come si vuole. Io, carissimo amico, l'amico signor Iolo, l'ho conosciuto tantissimi anni, e quindi oggi venendo a Palermo, rendendomi conto di persona l'illuminazione che ha e praticamente come la sta preparando, disegni, movimentata, c'è l'illuminazione di tutte le specie delle cose, e mi fa tanto piacere che quest'anno Benito Viola la vuole presentare con l'accordo sempre dell'amico per la zona di Taurianova, per la Piana, tutta la provincia di Reggio. Quindi praticamente i comitati feste siete pregati di telefonare a Benito Viola, che poi mi mando anche il numero sopra impressione della ditta, perché praticamente vi può dare la festa più bella con l'illuminazione, perché l'illuminazione è importante. Signor Viola, lei ha anche dei pedane pure, se in caso? Comunque possiamo averli questi, non ci sono problemi. Se sì, abbiamo anche un'altra ditta che si accoppia con me, possiamo fare tutto. Avendo a lei, e noi facciamo una festa in tutti gli effetti. In tutti gli effetti. Come infatti molti anni fa io ho fatto con il signor Iolo, sia nell'Ionica,